dovevo dare retta. L'ho presa. Mi hanno scoperta e poi mi stanno inseguendo. Io non credo che sia la polizia. Aiutami. Sara, ci sei? Sara? Sara? Parla piano. Stai bene? Dove sei? Sì. Terzo piano, in fondo al corridoio. A sinistra. Sì, sì, va bene. Sto arrivando. Aprimi che ce ne andiamo, d'accordo? Che succede? Fai attenzione. Chi sei? Cominciamo. Ma no, no, non così! Non così! Il metodo! Ricordati il metodo!
L'animo degli esseri umani è dalla notte dei tempi marchiato irrimediabilmente da un selvaggio quanto feroce dualismo. Bene e male. Distinguerli e comprenderli è obiettivo di molti. La verità non esiste. E la vita come la immaginiamo di solito è un'illusione in cui, se siamo fortunati, ci piace addormentarci. Gli uomini e le donne con una conoscenza e una visione più ampia dell'universo sanno benissimo che non c'è distinzione tra reale e irreale. E che le cose appaiono come sembrano in funzione di delicati strumenti fisici e mentali. Io sono uno di quegli uomini. Io riesco a vedere. Quello che ha nella borsa è davvero magenta? Come? Sara Randolfi, principale sospettata alla custodia al museo. La sua faccia era ovunque sul web e in TV. Atroce delitto al museo archeologico, rubata un'antica pietra. Lei ha rubato l'occhio di Ingeratulis, altrimenti conosciuto come l'occhio magenta. Non si stupisca. Se lei fosse innocente non sarebbe qui da me. È anche scaltra, visto che è riuscita a non farsi arrestare. Però lei non ha la minima idea del valore dell'oggetto che ha rubato. Perché quando si decide di rubare un oggetto specifico come l'occhio magenta, o se ne conosce il valore, oppure dietro c'è qualcuno di più organizzato. Lei è stata usata. Come custode conosce i codici di sicurezza, quindi non le sarà stato difficile disattivare le telecamere e aggirare gli allarmi. Se lei avesse saputo come liberarsi di quell'oggetto, l'avrebbe già fatto. Quindi credo che la persona che l'ha coinvolta in questo crimine non possa più aiutarla. Ergo, credo sia la persona trovata morta al museo. Quindi lei adesso non sa cosa farne di questo oggetto, che sicuramente ha portato con sé, perché altrimenti senza vederlo io non saprei come aiutarla. Quindi ha deciso di rivolgersi all'unica persona a Roma in grado di poterla aiutare. Qualcuno che crede nell'irreale, un consulente misterico e il suo assistente. Tornando alla domanda, è davvero magenta? Strano colore il magenta, non trova? Questo posto è un po' strano. Mi mette un po' a disagio, e anche lei a dire il vero. Ascolti, lei può stare tranquilla. Un prestigiatore cerca sempre di impressionare il suo pubblico, no? E per farlo usa un po' di teatralità. Ecco, lei pensi a lui come a un eccentrico. Io non sono un prestigiatore. Se gliela mostro, poi voi potete aiutarmi a uscire da questa situazione. Ma certo, faremo tutto il possibile. Ora mi dia l'occhio. Intende la pietra. Inutile dire che può salvare il mondo. Quella cosa... era qualcosa di simile a questo? È normale quando si è soggiogati da Shub-Niggurat. Chi? Una delle divinità esterne che ha cosparso di aberrazione l'intero universo. Pianeta più, pianeta meno. Quindi sono stata fortunata a salvarmi. La fortuna non esiste. Adesso mi dia la pietra. No, per favore. Per favore. Quello che noi ricerchiamo per tutta la vita lo avevamo già e lo abbiamo dimenticato. E ciò a cui resistiamo lo incontriamo poi nei nostri sogni, in uno scontro ineluttabile. Abbiamo dunque eluso la prosaicità della vita, situandola nelle città antiche e notturne, al di là dei mari eterei. Teatralità. Lo sa che è luglio, vero? Il caldo è uno stato mentale. Sei sudato. Ho detto che il caldo è uno stato mentale! Sì, sì. Però sei sudato. Dove non c'è immaginazione, non c'è orrore! Ma che sta facendo? Perché parla da solo adesso? L'inferno. Non è morto ciò che può vivere per sempre. Anche in strani eoni, la morte può morire. Eccola! Sì.
si illumina di nuovo. Io ho pensato di essere matta. È proprio come l'avevo immaginata. Un miracolo della natura. Watson, guarda. Come Watson? Sì, non ci faccia caso. Mi chiama così da quando... Costui è il dottor Watson e io sono Sherlock Holmes, consulente misterico. E avremo bisogno di molta fortuna.